siamo pronti per raccontarvi un'altra storia, per fare insieme un viaggio che parte intorno ai 1600 metri d'altezza, perché vi voglio raccontare un territorio molto interessante che allo stesso tempo ci parla di montagna ma anche di ambiente mediterraneo. Sembra strano, ma è così. Per farlo, adesso, prenderò una seggiovia che ci farà arrivare a 2200 metri circa. Siete pronti? Allora andiamo! Abbiamo appena lasciato la località di Trafoi e mi trovo nel Parco Nazionale dello Stelvio, nel suo cuore. Il parco più grande d'Italia, estremamente importante, e alle mie spalle si riconoscono in lontananza anche alcuni ghiacciai. Soltanto nel Parco Nazionale dello Stelvio se ne contano 129. Mi sono domandata com'è possibile che in un periodo storico dove ci viene raccontato continuamente che i ghiacciai stanno morendo, si stanno fondendo, se ne contino così tanti. Ebbene, mi è stato spiegato che vengono calcolati ghiacciai anche in realtà molto piccole, che possono essere leggermente superiori al mezzo ettaro e comunque tutti questi ghiacciai si trovano a una quota superiore ai 2000 metri. Ecco, ci siamo arrivati, vi ho parlato di piccoli ghiacciai, in questo momento alle nostre spalle abbiamo uno dei signori ghiacciai in assoluto, là in fondo, meraviglioso, che svetta su tutti gli altri, l'Ortles. L'Ortles si trova su una cima altissima, parliamo di 3.905 metri d'altezza, ma voglio farvi vedere anche tutti gli altri ghiacciai nelle cime leggermente più basse che fanno parte della catena dell'Ortles. L'Università di Milano recentemente ha dato un'altra brutta notizia. Hanno studiato e quindi hanno scoperto che i ghiacciai della catena dell'Ortles ogni anno perdono circa 50 metri. Che cosa significa questo? Significa che il ghiacciaio sempre di più perde la capacità di riflettere la luce del sole e in questo modo diventa come una sorta di gatto che si morde la coda. Meno riflette la luce del sole, più si fonde velocemente. Per questo, quando ci guardiamo attorno, dobbiamo pensare che molte di quelle cascate che attirano la nostra attenzione, in realtà, come ripeto spesso, sono le lacrime dei ghiacciai. Quanto mi piace il suono delle campane che portano al collo le mucche. Mi dà, non so, un senso di serenità, di grande piacevolezza. Anche perché dobbiamo ricordare che incontrare le mucche al pascolo, appunto libere in natura, oggigiorno è sempre più raro. Ma perché mi sono fermata qua? Per raccontarvi una storia che ha dei protagonisti importanti. Stiamo parlando di un grande medico di Salisburgo, ufficiale delle truppe austriache, e poi di un semplice pastore. Al centro di tutto c'era la conquista di una vetta, quella dell'Ortles.
Johannes Gebhard, ufficiale delle truppe alpine, provò a raggiungere la vetta dell'Ortles per tutta l'estate del 1804, senza riuscirci, nonostante avesse anche tante persone che lo aiutavano, che facevano di tutto per dargli una mano. Stava per rinunciare, stava per tornare indietro, quando alla fine di settembre un semplice guardiacaccia, un pastore, Josef Pickler, si offre di raggiungere la vetta per lui. Non ci credeva nessuno, ovviamente. Come poteva essere possibile una cosa del genere? E invece Josef, accompagnato soltanto da due persone, iniziò la scalata. Pensate, la iniziò addirittura dopo la mezzanotte, di notte, e scelse per salire una strada che era considerata fra le più difficili in assoluto. Anche il nome metteva un po' di soggezione, il Colatoio Rosso. Alle 10 del mattino del giorno dopo, Josef Pickler aveva raggiunto la vetta. Quando però tornò a valle, in pochi credettero nella sua impresa e ci volle un anno. Infatti nel 1805 Josef Pickler si offrì di accompagnare Johannes Gebhard nell'impresa. Ci riuscirono insieme e quando raggiunsero la vetta, per far capire a tutte le persone della valle che c'erano riusciti, accesero un grande falò. Fu allora che la notizia si sparse davvero, ma rimane certo soltanto un fatto, che colui che conquistò per la prima volta la vetta dell'Ortles era un pastore e il suo nome era Josef Pickler. Scendendo di quota, ho appuntamento con Guido, che, orgoglioso del lavoro fatto dal Parco dello Stelvio, ci racconta di importanti interventi di tutela ambientale. Il frutto del nostro lavoro è la reintroduzione anche del gipieto, che da 20 anni sta covando già in natura qua da noi. Quindi è stata una reintroduzione che ha portato dei grandi successi, perché se poi insomma si sono accoppiati e sono nati piccoli, questo significa veramente il successo. Esatto, adesso siamo a 8 coppie sul territorio del Parco Nazionale. Il numero degli alberi mi fa paura, perché io non ho mai pensato che si potessero contare gli alberi, e invece voi in questo territorio avete questo vanto. Sì, in tutta la provincia di Bolzano abbiamo 297 milioni di alberi su una superficie di 42% della provincia di Bolzano. Avete fatto dei rimboschimenti o no? In Val Venosta certi rimboschimenti sono stati fatti, ma qua nel Parco Nazionale pochissimi, a dire la verità, dove c'erano problemi di frane o di slavine, solo là. In breve, siamo all'area faunistica destinata ai cervi. Questa non è l'unica area faunistica presente nello Stelvio, Guido, giusto? No, ne abbiamo a Bormio e in Val di Peio, ne abbiamo altre ancora. Perché nascono? Cioè, credo soprattutto per il fatto che molte volte le persone possono trovare dei piccoli di cervo. Esatto. Uno pensa che siano abbandonati, a volte può essere anche che esatto. Il genitore sia morto, esatto. Che la mamma sia morta, poi lo salvano e non sanno più come fare esatto. Quando cresce. Quando cresce non è che rimane un piccolo di 10 kg, raggiunge i 100 e 150 kg quando è adulto e non sanno più cosa fare. Un esempio di questo è Rocky, trovato da alcuni contadini quando era piccolissimo. Aveva perso la mamma ed era stato allevato quasi come fosse un cagnolino dagli esseri umani. Poi però è cresciuto e con lui anche i palchi che ha in testa. Una vera arma di difesa che può essere inavvertitamente anche molto pericolosa. Solo Stefan, che si è preso cura di lui negli anni, può oggi avvicinarlo. E nonostante le dimensioni che ha raggiunto Rocky, il loro rapporto è sempre molto tenero, a dimostrazione del fatto che gli animali certamente non dimenticano. Purtroppo però il suo futuro
sarà sempre quello di rimanere qui dentro. Quanto è importante il sacrificio di un cervo così per far capire alla gente il valore della presenza di questi ungulati sulle nostre montagne? È importantissimo secondo me, perché proprio gente che arriva dalla città che non vede mai animali, o sia cervo, capriolo, camoscio, sia quello che è, e impara, la gente vede, impara più della natura. Uno vede e può capire anche la fierezza. Io ad esempio, avvicinandomi così tanto a Rocky, ho percepito la sua forza e anche la sua fierezza, no? Subito ha alzato la testa e si è fatto vedere anche in quella che è la sua forza. Questi sono i palchi, no? Sono i palchi che loro cambiano ogni quanto. Ogni anno, in primavera cadono e poi nel periodo estivo crescono, si dice un centimetro al giorno per 90 giorni. Quando uno si muove in questi territori non è raro trovare delle realtà che sono un po' un legame fra l'essere umano e il divino. Infatti qui, sul bordo del torrente, abbiamo trovato un santuario. È il santuario della Madonna delle Tre Fontane. La sua storia ci porta indietro nel tempo al 1229. Per capire esattamente di che cosa stiamo parlando, io mi sto spostando leggermente sulla sinistra del santuario, perché a poco meno di 50 metri, nel 1229, la leggenda narra che è successo qualcosa di miracoloso. C'era un pastore chiamato Moritz e stava camminando in mezzo alla natura, quando improvvisamente dalla roccia, praticamente dal nulla, hanno iniziato a sgorgare tre sorgenti. Era una sorta di miracolo, perché da queste tre sorgenti, che ancora oggi vediamo qui distinte, uscivano anche tre croci. Moritz tentò subito di afferrarle, ma riuscì a prenderne soltanto due. La terza venne portata via dalla corrente. Da allora si vuole ricordare questo miracolo. E accanto alle sorgenti c'è questa casetta dentro la quale uno può entrare. Vedete, qui c'è proprio una ricostruzione, possiamo definirla così. Abbiamo la montagna spaccata in tre parti, le tre sorgenti, e poi un dipinto che ritrae il pastore che tenta invano di raccogliere tre croci e ne salva soltanto due. Adesso sto per farvi vedere un altro luogo dove la natura ci dimostra davvero tutta la sua forza. Sono in Val Martello, che è un braccio sempre della Val Venosta, e adesso sto iniziando un percorso che ci condurrà alla gola del Rio Plima. Però già l'inizio è bellissimo. Guardate, c'è questo ponticello di regno. È difficile guardare, mi devo mettere in punta di piedi. Da una parte si vede proprio il torrente che con violenza, no, continua la sua discesa verso valle. È già molto suggestivo perché si vede come ha scavato la roccia. E dall'altra, vieni con la telecamera, vediamo se insieme riusciamo a metterci in punta di piedi e guardare fino giù giù. Ecco qua, la montagna abbracciata dai due torrenti.
Però questo è soltanto l'inizio, perché andando avanti lo spettacolo è molto più bello. Io mi sono organizzata, bacchettine, perché bisogna camminare.